Il sindaco di Quistello, Luca Malavasi, torna a fare il punto sulla raccolta firme promossa da commercianti, artigiani e piccoli imprenditori per chiedere a Regione Lombardia iniziative analoghe a quanto avvenuto nella vicina Emilia per sostenere le attività di impresa colpite dal sisma del 2012. Una petizione partita dal basso durante una serata d'incontro organizzata dall'amministrazione comunale per fare il punto sul nuovo bando commercio. Un bando che scade il 30 novembre dà un contributo fino a 4.000 euro per le nuove attività e fino a 1.500 euro per chi ha un'impresa e deve fare un intervento di riqualificazione. È evidente che si tratta di interventi piccoli e quello che è emerso appunto all'incontro e da cui poi è scaturita la raccolta firme, per nulla paragonabile a quello che sta avvenendo nella vicina Emilia, quindi penso a Concordia, Novi, Mirandola, tutti i comuni, Greggiolo, davvero a poche decine di minuti da noi, dove lì Regione ha investito con contributi fino a 150.000 euro, fino all'80% delle spese ammissibili per chi intende aprire una nuova attività. È quindi evidente che i nostri sono territori collegati e il fatto di finanziare l'Emilia di fatto impoverisce il nostro territorio. Da qui la rabbia e la preoccupazione di tanti commercianti che il sindaco ha subito condiviso, così come la richiesta rivolta a Regione Lombardia per restituire una boccata d'ossigeno alle imprese al centro storico già piagato dai cantieri per la ricostruzione. Ora davvero è il momento della svolta, è il momento di dare un segnale di forte attenzione al territorio dell'Oltrepò Mantovano che forse in questo momento ha un po' più bisogno rispetto agli altri proprio per gli effetti dell'emergenza del 2012.